Amante dell'hi-fi vintage, bentornato su allstore.it. Oggi presentiamo un giradischi, un Teac TN400, in questa versione con un braccio Ortofone AS212MK2. Con questo Teac TN400 siamo nel Giappone del 1973. La Teac poi negli anni 2000 rispolvera questa sigla TN400 per un altro modello di giradischi nuovo. Non ha niente a che vedere. Questo era la punta di diamante dell'epoca, mentre invece quello prodotto negli anni 2000 è un giradischi comune, diciamo. Questo era il massimo, la massima espressione di quello che era la tecnica, l'ingegnerizzazione di casa Teac dell'epoca. Veniva commercializzato come solo gruppo motore, quindi era un gruppo motore a sé stante, e in questa conformazione che vediamo qui davanti veniva proposto con il plinto originale di casa Teac e un braccio della Ortofone, una S212MK2. La cover originale in colorazione fumé era solo appoggiata, non era previste le cerniere, quindi per poter usufruire del piatto bisognava necessariamente rimuoverla e appoggiarla di lato. E ora andiamo a vederne meglio e più da vicino le caratteristiche. Si tratta di un gruppo motore veramente all'apice della linea di casa Teac del 1973, ovviamente. Un gruppo motore agli albori di quella che era la trazione diretta, perché appunto siamo nei primi anni 70 e in quell'epoca lì in Giappone venivano proposti appunto i primi giradischi a trazione diretta. Questo è un motore che pesa all'incirca 8,5 kg, solo gruppo motore stiamo parlando, con un piatto che adesso andiamo a vedere dal peso approssimativo di 2,5 kg. Un piatto molto pesante, appunto, che vede i dot, come vediamo qui, per la visualizzazione della velocità. Il vero gruppo motore è quello che vediamo qui davanti, è un motore molto simile a quello che è proposto da Casa Technics in quell'epoca, quindi il rotore composto da 60 slot e il gruppo magnetizzante superiore e sul quale viene appoggiato il piatto. Tutta l'elettronica è comandata a sfioramento, quindi senza pressione dei tasti, e le velocità sono regolabili dai due potenziometri. Per poter permettere di mettere in bolla l'apparecchio abbiamo integrata una livella per consentirci di agevolare l'operazione. Per quanto riguarda invece il braccio, in questo caso lo vediamo abbinato a questo Ortofone, un braccio quindi danese da 9 pollici e bilanciato staticamente con regolazione dell'anti-skating. È un braccio che ha fatto la storia dei primi anni 70 e che è molto performante e che si adatta a qualsiasi tipo di testina. Come vediamo è un braccio dotato di shell e attacco SME standard, quindi la sostituzione della testina è agevole, in quanto basta sfilare la conchiglia, sostituire la testina o fare i lavori che si devono fare di regolazione e poi reinserirla. E è un braccio anche dotato di regolazione dell'altezza, quindi del VTA, per poterci consentire di adattarlo a qualsiasi tipo di testina. La regolazione avviene allentando le due vitine sul laterale e alzando e abbassando appunto manualmente il braccio. Il plinto invece, realizzato in legno, è originale Teac e ci consente di poterlo equipaggiare con un braccio fino ai 12 pollici. Vediamone ora il funzionamento. Il funzionamento è abbastanza semplice. Troviamo il tasto di accensione, il potenziometro di regolazione della velocità a 45 giri, a 33 giri e i selettori appunto di velocità.
E l'azionamento avviene tramite lo sfioramento del pulsante, mentre invece le velocità vengono regolate basandosi sui dot visibili nello spioncino. Lo stop si effettua nella medesima maniera, sempre a sfioramento. Andiamo a posizionare ora un disco. Si tratta di un giradischi completamente manuale, quindi il posizionamento nel punto di ascolto va eseguito in maniera manuale. Ovviamente alla fine del disco dovremo premurarci di alzare il braccio per riportarlo in posizione di riposo. Dal punto di vista sonoro è un piatto che ha tutte le prerogative, tutte le caratteristiche per poter far suonare al meglio i vostri vinili. Ovviamente ciò che poi influisce per la maggior parte sulla caratteristica sonora appunto è il braccio, ma in prima linea la testina. Come tutti gli amanti del vinile conoscono, ciò che poi dà quella spinta in più è anche la regolazione del braccio, la regolazione appunto della testina. Quindi riuscire a parlare di sonorità di un piatto giradischi mi risulta sempre un po' difficoltoso. E ciò che si può dire è che comunque è un piatto, se vogliamo, un po' nostalgico, che sicuramente di stabilità ne ha da vendere, di precisione nella regolazione ne ha parecchia. E woven flutter, rumble, e caratteristiche molto basse, quindi riesce a svolgere al meglio quello che sono le sue funzioni e quindi consentire alla testina di lavorare in maniera adeguata. Bene, siamo arrivati alla conclusione del video. Vediamo a chi è rivolto questo apparecchio. Si tratta di un giradischi molto difficile da reperire, quindi dalle prestazioni per l'epoca veramente veramente elevate. Era un giradischi che era appunto al top di gamma, quindi sicuramente non lascia niente al caso. Chi lo cerca tendenzialmente è l'appassionato, è l'amante di quell'epoca, dei primi anni 70, è l'amante di questo genere di giradischi, di questo genere di piatti. E anche con questa versione che avete visto, magari amante del braccio, del famosissimo braccio Ortofon AS212, in questa versione MK2. Quindi è un giradischi comunque ancora oggi dalle prestazioni molto elevate, perché comunque il braccio consente di equipaggiarlo con un vario ventaglio di testine che sono ancora oggi presenti sul mercato, quindi è veramente molto adattabile a ogni tipo di gusto. Ora siamo veramente alla fine, ti invito a seguirci sui social, Facebook e Instagram, oldstore.it è sempre il nostro nome, siamo un negozio fisico, sito a Rovere della Luna in provincia di Trento, siamo aperti su appuntamento, il negozio online invece www.oldstore.it è sempre aperto 24 ore su 24. Grazie di essere arrivato fin qui e viva il vintage!